Ciao cuore, ho appena finito di eseguire l'allenamento di oggi. Questo è il secondo dei quattro allenamenti che andremo a fare per l'esterno, interno coscia, addominali e come parte alta abbiamo inserito i tricipiti oggi. Sono esercizi che potete fare a corpo libero oppure come me con un peso o se non avete il peso potete utilizzare delle bottigliette piene d'acqua o riempite con del riso o dei fagioli secchi, come volete. Cercate di, quando fate gli esercizi, di prendere le giuste misure. Io per problemi di spazio a volte tocco il divano, ma voi cercate di non fare questo. È un allenamento sempre a interval training, quindi ci dobbiamo affidare sempre al nostro interval timer con 50 secondi di esercizio e 10 secondi di pausa per 15 round. Spero che questi esercizi vi piacciono e continuate a seguirmi. Ora vi lascio all'allenamento, vi auguro un buon allenamento e ci vediamo presto, ciao! Oggi andremo a fare 5 esercizi per ripetuti 3 volte, quindi saranno 15 round, 50 secondi di lavoro e 10 secondi di pausa. Il primo esercizio che andremo a fare è questo, gambe divaricate e punte dei piedi verso l'esterno. Prendo il mio peso, scendo con la schiena dritta, a metà, quando salgo alzo il braccio, le braccia e piego il gomito e vado a lavorare in questo modo i tricipiti, porto su, scendo di nuovo col peso, scendo di nuovo con le gambe, quando salgo mi raccomando anche di contrarre i glutei, quindi l'esercizio è questo. Secondo esercizio, ripetiamo prima da una parte e poi dall'altra con l'altra gamba, piego leggermente una gamba e l'altra non l'appoggio, non la tengo appoggiata a terra. Vado a toccare con tutte e due le mani il pavimento, quando salgo faccio un piccolo saltello e tengo sempre sulla gamba e riparto. Mi raccomando, addominale contratto per l'equilibrio. E con l'altra gamba faccio la stessa cosa. Questi sono due esercizi. Il quarto esercizio è questo. Posizione di push-up. Non faccio il push-up, ma vado a tirare un pugno in avanti con una mano e poi con l'altra. Ovviamente l'addominale deve essere contratto, lo sguardo dritto davanti a voi. E respiro. Ultimo esercizio. Ci mettiamo ginocchia piegate sulle ginocchia. Mani appoggiate a terra, stendo una gamba all'esterno e la porto su. La schiena deve rimanere dritta e lo sguardo pure. Quindi sulla gamba, ritorno nella posizione di partenza, apro l'altra gamba e faccio la stessa cosa con l'altra gamba. La alzo. Impostiamo il nostro interval timer e partiamo. Tagliamo tutto. Mi raccomando, giù bene. Thank you.
contraete il gluteo quando salite e controllate i movimenti. Prepariamoci per l'altro esercizio. Ready? Fissate un punto in modo tale che avete più equilibrio. Addominale contratto. Continuate anche se brucia. Cercate di tenere la posizione. Resistete, dai. Brucia, brucia, brucia. Continuate. Altra gamba. Sulle braccia quando saltate. Sguardo dritto davanti a voi. Respiriamo. Addominale contratto. Dai, manca poco. Ah. Prepariamoci. Tiriamo questi pugni, addominali contratti e schiena dritta. Bruciano gli addominali perché lavorano. Non fermatevi. Resisto ancora pochi secondi. Ready. Su bene la gamba. Dovete sentire che lavora. Non fermatevi. Sguardo dritto davanti a voi. E ripartiamo da capo. Facciamo lavorare questi bici, questi tricipiti anche. Ok,
continuate. Giù con le gambe. Piccolo il saltello, ma fatelo. Ma che brucia che lavora. Manca poco. Gamba. Ready? Tocchiamo il pavimento e su. Dai, ancora 10 secondi. Apriamo i nostri addominali. Bruciano, vuol dire che stanno lavorando. Continuiamo, non ci fermiamo proprio adesso. Non volete arrendervi, vero? Pochi secondi. Altro esercizio. Schiena dritta, sguardo davanti, respiro, dieci secondi ancora. Forza, non molliamo. Ok, ancora un'ultima volta tutto. Controlliamo i movimenti. Ah.
stringi i glutei e giù. Dai, continuate. Contraiamo gli addominali per la posizione. Forza che ce la fate. Cambio gamba. Non fermatevi, anche se fa male, continuate, vuol dire che lavora, è giusto così. Ci fermiamo dopo, abbiamo quasi finito. Respiro, dai 10 secondi. Penultimo esercizio. Dovete sudare. Resistete. Continuate. Dai, pochi secondi ancora. Ultimo esercizio. Su queste gambe. Facciamo lavorare questi muscoli. Dai, dai, dai! Dai, che mancano 10 secondi alla fine! Non mollate adesso! Dai, ancora uno! Finito! Anche per oggi abbiamo finito il nostro workout. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Continuate a seguirmi. Cliccate sul mio canale, iscrivetevi e cliccate mi piace sulla pagina Facebook. Al prossimo video, ciao!